Ciao a tutti, ieri ho ricevuto un pacchetto di pony e oggi volevo fare un bel unboxing, farmi vedere un po' di questi pony che sarebbero questi, questi qua. Questi qua della Funko, non è che si vedano tanto bene, ma va bene. Sono i Mystery Minis della Funko, come si dice, che ho ricevuto grazie a un mio amico collezionista, anch'esso di pony. Tutta la collezione completa. Ecco, adesso io li aprirò tutti e vi farò vedere come sono. Ok, eccomi di nuovo qui. Ah, cavolo, tablet. Ok, perfetto. Così, ok. Cominciamo. Primo. Apro. Se riesco ad aprirlo. No. I nervi che non mi vengono. Ecco la forbice. La forbice. Ok, apriamo. Ah, questa collezione, praticamente ci sono questi 12 qua, così. Sono effettivamente tutti neri con solo la criniera e il cutie mark, beh, gli occhi ovviamente colorati, e poi ci sono Derpy e Vinyl, che oltre che essere appunto tipo normale, ci sono anche che brillano al buio. C'è anche scritto, non so se si legge, vabbè, brillano al buio comunque. Ok, adesso apriamo la scatola, uno ovviamente, cavolo, vabbè, allora, l'altro con la forbice, così, come potete vedere sono dentro, proprio mistero, ok, apriamo, e c'è dentro, Derpy che brilla al buio. Oh, che bello! Come potete notare, è di quel materiale fosforescente che appunto la fa brillare al buio. Come potete notare, è anche Derpy. Ciao, bellissima. Basta. E in più ha il cutie mark da tutte e due le parti. Ora, perché dico questo? Perché aspettate un attimo. Eccomi qui. Allora, io della Funko ho anche questa Derpy, sempre ovviamente procuratami da quel simpatico Brony barra collezionista. Come potete notare, il cutie mark è solo da questa parte, da questa non c'è. È una cosa che insomma, boh, non riesco a capire perché c'è questa cosa. Comunque, vabbè, ecco qua, Derpy. E uno. Adesso un altro. Un'altra scatola. Un altro regalo. Ok,
dentro, questa era pure aperta. E qui c'è, oh, bonbon, bonbon detta anche, non mi ricordo qual è il suo nome ufficiale, comunque così, molto carino. Mettiamola qua, così vicino a Derpy. Magari ne apro solo 6 perché 12 mi sa che verrà, però forse viene un filmato, vabbè, scusate, parlo da sola, lo faccio spesso. Laira, Laira, molto carina, tra l'altro hanno anche, cioè sono fatte veramente bene, sono molto dettagliate, colori fatti bene, finora non sono delusa. Ah, poi per farvi vedere, tipo la grandezza, ecco, vabbè, lasciamo perdere. Scusate, ok, allora vi faccio vedere così, vedete? Questa è la regolare della Funko, mentre questa qui è la Minis, che è grande, è poco più, penso sia poco più piccola rispetto a, un pony brushable. Infatti, come potete vedere, questo è Derpy Brushable e questo invece è Derpy la Funko, la Minis, è un poco più piccola. Comunque mettiamo via questi due, ok, e andiamo avanti. Niente, sta forbice, vabbè. Vinyl, versione anche lei che brilla al buio. Chiodi mara tutte e due le parti. I suoi occhiali sono rimovibili. No, comunque, wow, cioè i particolari di questa figures. Sono bellissimi, wow. Ok, mettiamola qua insieme alle altre. Ah. Poi per assurdo, cioè, tipo, no, aspetta, non è possibile. Invece sì, cioè tipo c'è Twilight sulle scatole e anche, ah no, Pinkie Pie c'è, ok, ecco c'è Twilight ma non c'è nella collezione. Vabbè, ok, mistero. Ecco.
Ok, l'altra vinyl, quella diciamo normale, nera. Cavolo, è fatta veramente bene, bellissima. Ok, qua si sta accumulando un sacco di plastica. Non badate alle mie facce, anche quelle le faccio normalmente. Sì, normalmente. Ok, vediamo che abbiamo qua. Oddio, è un Wonderbolt o un Lapsus? Non mi ricordo più come si chiama. Oddio. Scusate, non punitemi, ma credo sia Spitfire. Sì. Mamma. Vabbè. Bellina anche lei. Fatta bene. Con gli occhialoni. La tenuta. Bella, bella. Ok. E 6 sono andate. Adesso le ultime 6. Non taglia niente. Oh, Pinkie Pie. Wow. Che bella. Che lei c'ha Kitty Mother da tutte e due le parti. I suoi begli occhioni azzurri. Il ciuffone, bellissima. Octavia. Ah, bella. Ah, quasi tutta nera perché c'ha la criniera grigia. Vabbè, comunque sulle tonalità del nero. Bella, bella. Ok, lei la metto vicino a Vinyl. Un attimo. Il dottore. Ok, scusatemi. Sì, sono anche una fan del Doctor Who. Doctor Who's bellissimo. Ok, lui direi di metterlo vicino a Derpy, ovviamente. No, devo trovare una versione normale di Derpy. Vabbè, sarà in uno di questi tre. Che manca? Allora,
Rainbow Dash, Derpy e Fluttershy, giusto. Chi sarà? Chi ci sarà qui? Proviamo a indovinare. Sarà delle ali. Allora, potrebbe essere Derpy. Sì, secondo me è Derpy, però potrebbe anche essere un Vodash dalla pettinatura che sento dentro il sacchetto. Vediamo. Bellissimo. Ah sì, tra l'altro Rainbow Dash è uno dei miei pony preferiti. Ho anche fatto il cosplay di lei. Mettiamola qua vicino a Pinkie Pie, perché sì. Forse era meglio metterla vicino a Spitfire. Boh, vabbè. Si sta riempiendo di scatole qui. No, ok, ci vedo attraverso. È Fluttershy. Fluttershy. Anche lei è fatta veramente benissimo. Che bellina. Molto bella, molto molto bella. Ah sì, poi sotto c'è il marchio My Little Pony e un numero NV011 che vediamo se... Ah no, è uguale per tutti. Ok, niente, come non detto, avrei detto che era... Ok, in questo allora ci deve essere per forza l'altra Derpy. Poverina dentro la scatola fino alla fine. Scusate, mi sono fatta così. Io deboxo tutto. No, aspettate, in realtà mi sta per arrivare una cosa che però farò un altro video che non deboxerò perché è una cosa. Infatti, eccola qua. Che carina, troppo bella. Ecco, e lei la metto sempre vicino al dottore. Ecco, ora aspettate che. Facce e vediamo 4 5 6 e poi dopo 1 2 vedono. Tutti assieme, tutti e 12, vabbè, più quelle due che non c'entrano molto, ma va bene. Ok. Prossima volta devo usare la telecamera. Che forse è meglio. Ok, ecco. Ecco, ho finito l'unboxing barra aprimento delle scatole. Scusate, insomma. Scoprire i pony, vabbè, insomma, quella roba lì. Poi
Bene, spero che vi sia piaciuto. Non so che dire, cioè, scusatemi, ma non sono abituata a fare cose di sto genere. Magari in futuro sarò un po' più sciolta, spero. Ok, ci si vede per un'altra recensione, unboxing, eccetera, che sto pensando di farne altre in futuro perché ho un casino di scatole, di bambole, di pony da aprire e da sistemare. Vabbè. Ciao!